Ciao amici! Ciao ragazzi! Allora, volevo parlarvi in questo video degli ultimi 200 km del Cammino di Santiago de Compostela. Perché fare gli ultimi 200 o gli ultimi 100 e percorrere quello che per me è uno dei cammini più corti che abbia mai fatto? Tornare sul francese e fare questi chilometri. Quindi vi aspetto dopo la sigla! Allora ragazzi, vediamo subito il perché fare gli ultimi chilometri del Cammino di Santiago de Compostela. Per me questo, come ho detto prima, è stato il cammino più corto che abbia mai fatto. Ovviamente avevo poco tempo, infatti di solito chi ha poco tempo fa l'ultima settimana, gli ultimi 10 giorni, 15, in base al tempo che ha. Il Cammino di Santiago infatti si può fare dovunque volete, in qualsiasi punto lungo il cammino voi potete iniziare il vostro cammino. Quindi basta solo arrivare al Cammino di Santiago e partire. Quello che però è molto importante è fare almeno gli ultimi 100 km per avere la Compostela, che è questa carta che ho spiegato su altri video, che vi rilascia la Cattedrale di Santiago de Compostela per attestare che voi avete fatto realmente il Cammino di Santiago. Oh, quindi fare gli ultimi 100, gli ultimi 200 significa avere la Compostela in un tempo che più o meno parliamo di una settimana, 10 giorni, 15, più o meno siamo lì. Ho come e perché sono andato a fare questo cammino. Ovviamente il cammino francese lo conosco benissimo, ci sono stato tantissime volte, però ovviamente io avevo poco tempo e con questa pandemia che non ci ha portato più a camminare, che cosa ho fatto? Io dovevo camminare e quello che ho scelto è stato il cammino francese perché è quello che mi sta di più nel cuore. Poi non solo. Sono arrivato al Cammino Francese, quindi a Ponferrada, con la macchina, e poi vi spiegherò come ci sono arrivato, e per poi avere la macchina per andare a Madrid. A Madrid mi hanno premiato per un premio, per il primo premio mondiale di poesia sul Cammino di Santiago di Compostela, ma questo ve ne parlerò nel prossimo video, quindi vi racconterò un po' quello che è successo a Madrid, eccetera. Quindi spostiamo la nostra attenzione sugli ultimi 200 km del Cammino di Santiago. Adesso vi farò vedere un piccolo video di quello che è successo in questo cammino. Vi farò vedere gli ultimi 200 km. Quindi continuiamo a parlarne dopo, dai. Vediamo prima il video. Thank you.
Spero che il video vi sia piaciuto. È un video molto breve che racconta un po' questi 10 giorni passati sul Cammino di Santiago. Poi ci sono i 3-4 giorni che ho passato sulla piazza, proprio sulla piazza di Santiago de Compostela. Questa volta non sono andato a Finisterre in Muxía. Avevo i giorni per poterlo fare, però ho preferito stare lì e rivivere anche con i pellegrini che arrivavano l'esperienza di arrivare a Santiago de Compostela. Ed è qualcosa di bellissimo, bellissimo. Ho rivissuto il loro questo arrivo continuo e costante. Oh, come sono arrivato a Ponferrada? Ho visto su Google Maps il parcheggio, perché me lo ricordavo, il parcheggio di Ponferrada, che era gigantesco, e ho visto che lì si poteva lasciare la macchina. Quindi che ho fatto? Vediamo tutto il passaggio, come sono arrivato al Cammino di Santiago in macchina. Quindi sono andato a Civitavecchia e mi sono imbarcato con la Grimaldi Line, con la mia macchina. La Grimaldi Line, ragazzi, è eccezionale perché con pochi euro voi state dall'altra parte, quindi in Spagna, con la vostra auto e potete girare un po' la Spagna. Quindi questo anche per chi vuole visitare la Spagna è davvero eccezionale. Di solito ci si imbarca alle 11 di sera e si arriva alle 7 di sera del giorno dopo, quindi è tutta la notte e tutto il giorno. È un po' tosta fare questo viaggio con la nave per tutto questo tempo, però una volta che siete arrivati avete fatto. Io infatti sono arrivato a Barcellona. A Barcellona ho preso la macchina e ho fatto più o meno un'oretta di macchina per arrivare a Lleida. Perché a Lleida? Perché gli hotel costavano molto molto meno. Quindi diciamo che con 20 euro io sono riuscito a pernottare tranquillamente e con la mia macchina sempre. Andando sempre più verso nord, il giorno dopo cosa ho fatto? Da Lleida ho fatto direttamente Lleida-Ponferrada. Parliamo di 800 km, quindi non solo nord ma anche ovest. Mi sono rifatto anche un po' tutto il cammino con la macchina ed è stata davvero un'esperienza stupenda. Ragazzi, non abbiate paura per le autostrade spagnole. Io ho pagato circa 15 o 20 euro per tutto questo viaggio. E non solo, le autostrade spagnole sono davvero rilassanti. Si porta la macchina in una maniera eccezionale. Sono molto rispettosi del codice della strada. Oltre che le loro autostrade sono 4 volte le autostrade nostre, quindi si viaggia larghi e si viaggia tranquilli. Ok? Una volta arrivate poi a Ponferrada, io ho iniziato il mio cammino, come avete visto, e poi sono arrivato a Santiago de Compostela. Pro e contro per fare gli ultimi 200 chilometri. Ve li consiglierei? Allora, ragazzi, sì e no. Se vi interessa ricevere la Compostela, che comunque è una cosa bella, è un ricordo, un attestato davvero eccezionale che voi avete percorso davvero questi chilometri. Se voi fate 1000 chilometri, 5000, 10000 o 100, la Compostela è sempre uguale, quindi è sempre quella. Però sapete, insomma, ognuno fa il cammino in base alle proprie possibilità. Quindi riceverete questa Compostela. E ragazzi, il bello è sicuramente questo. Il brutto qual è? Che quando arrivate le amicizie già sono formate. Quindi abbiamo dei gruppi, la famiglia del cammino che già le abbiamo lì. E quindi soprattutto i primi giorni vi troverete a percorrere il cammino un po' troppo in solitaria. A me è successo così, ma poi non vi preoccupate che dopo 4, 5, 6 giorni siete già amici di tutti, tutti vi conoscono e avete fatto. Però quello è uno scoglio iniziale davvero davvero tosto, perché sapete, quando si formano le amicizie e i gruppi nel cammino, poi si va avanti fino alla fine di solito. Ed è difficile far entrare altre persone, perché si è creato proprio una vera e propria famiglia del cammino. Discorso diverso invece, ed è quello che vi consiglio io se avete questi 10-15 giorni, di partire direttamente da Saint-Jean, se potete. Perché questo? Certo non arriverete a Santiago, certo non avrete la Compostela, però partirete tutti allo stesso livello. Quindi sarete tutti uguali, nel senso che scoprirete il cammino insieme, inizierete ad avere gli stessi problemi nello stesso momento. Quindi partire tutti insieme a Saint-Jean, secondo me è molto meglio, perché sia come amicizie, tutti hanno bisogno di aiuto all'inizio, quindi si aprono tutti.
È un discorso differente da quelli che sono gli ultimi 200 km. Infatti, se avete percorso solo gli ultimi 100-200 km del Cammino di Santiago, non avete trovato questa forza ed energia che c'è nel cammino, soprattutto all'inizio, e quest'unione con le persone che potete trovare all'inizio. Quindi io vi consiglierei di fare l'inizio del cammino, poi magari è una buona scusa per poi tornare a fare il cammino centrale e poi farlo finire anni dopo, magari in base alle vostre esigenze lavorative, ecco. L'unica cosa brutta di fare i primi 200 km è quello che, finiti i vostri giorni, dovete tornare a casa. Quello penso che sia lo scoglio più difficile. Lasciare i vostri amici, lasciare il cammino, lasciare questa esperienza, per poi tornare a casa sicuramente pieni del cammino, che insomma sappiamo quello che significa. Però ecco, questo potrebbe essere lo scoglio duro. Invece, arrivando a Santiago de Compostela, avrete solo la festa e l'allegria di questo momento. Che poi ricordo sempre, Santiago non è un punto felice. Sì, si è molto felici che si è arrivati e tutto quanto, però lì si capisce che il cammino è finito e quindi anche lì, diciamo che è molto dura poi tornare a casa alla vita, tra virgolette, normale. Che poi, quale sia la vita normale, questo me lo dovete spiegare. Allora, ragazzi, spero che più o meno vi ho fatto capire gli ultimi 200 km come sono, come vengono vissuti, oppure i primi 200 se volete farli. A voi la scelta se avete poco tempo. Ovviamente il mio consiglio è quello di farlo tutto il Cammino di Santiago, quindi partire da Saint-Jean e arrivare anche a Finisterre e a Muxia. Questo sarebbe proprio il top per vivere davvero il cammino. Ragazzi, vi saluto, vi aspetto il prossimo video dove parlerò del premio di Madrid. Ok? Ne vedremo delle belle. Ciao!